Eccoci qua, oggi senza il mio gran faccione, qualcuno sarà contento. Oggi ti voglio parlare della planimetria catastale rasterizzata, questa benedetta planimetria che negli articoli sul blog luigilardi.it, nei video precedenti su YouTube l'ho sempre citata, l'ho sempre raccomandato di averla e saperla controllare, ma non ho mai, come dire, approfondito su come sia fatta sta benedetta planimetria. Allora, chi mi conosce lo sa, faccio sempre chiedere all'agente immobiliare la planimetria catastale rasterizzata. Che significa planimetria catastale rasterizzata? Sicuramente è una planimetria ufficiale che il catasto mette a disposizione a chi ne fa richiesta. La rasterizzazione non è altro che questo timbro laterale, quindi dei dati sensibili di questa planimetria sono riportati su questo timbro laterale che ne attesta la validità anche per andare a chiedere un mutuo, perché attualmente vedo che i periti chiedono la planimetria catastale rasterizzata. Quindi se ti hanno dato una planimetria, quelle autoprodotte a colori, una fotocopiaccia storta e fuori scala che ne riporta più o meno la grandezza dell'appartamento, no, a te non serve. Chi applica il metodo Comprocasa, uno dei primi documenti che deve chiedere è la planimetria catastale rasterizzata. Molti agenti immobiliari ce l'hanno, molti agenti immobiliari ci mettono un giorno per averla, alcuni ci mettono mezz'ora. Comunque questa è quella che devi chiedere. Poi, quali sono? Quindi non bisogna solo limitarci a chiedere sta planimetria ed esultare nel momento in cui la si ottiene e poi magari me la inviate WhatsApp per dire ok, vedi, sono stato bravo, l'ho ottenuta. Sì, però bisogna pure capire che cosa andare a leggere su sta planimetria catastale e dove andare a scovare qualche magagna che potrebbe giocare a nostro favore. Vediamo che cosa c'è scritto su sta planimetria catastale. Allora, questo è un appartamento, vi ho cancellato dati sensibili perché così magari qualcuno si incazza che gli ho mostrato su YouTube la propria casa. Questa planimetria del 24 aprile 2016, che è stata presentata in catasto con questo protocollo qui, vediamo un po', questo protocollo qui fa sì che la planimetria ci dice che è stata presentata in questa data, in questo protocollo, è una planimetria dell'unità immobiliare di Roma, via dei bla bla bla, cancellato, oh, via dei bla bla bla, civico 255. Questo è uno dei primi dati che bisogna andare a confrontare con altri documenti, quali la visura catastale e il titolo di provenienza o atto di proprietà, chiamalo come ti pare, della parte venditrice. Quindi sai benissimo che cosa farne con questi dati iniziali, vai a confrontare che siano esatti e corrispondenti. Se non lo sono, poi ne parliamo. A volte olè. Identificativi catastali, foglio, particella e subalterno, stessa cosa, tu hai sul tavolo la planimetria catastale, la visura catastale, il titolo di provenienza e anche altri documenti, ma adesso ci limitiamo a citare questi qui, e vai a controllare se tutto corrisponde. Questa planimetria è stata fatta da Luciano, che è un geometra di Roma, iscritto all'albo, al numero, non lo so. Poi del timbo te ne ho parlato, eccolo qui, ne riporta gli stessi dati, la toponomastica che devi controllare, gli identificativi catastali che devi controllare, e poi qui sotto riporta ancora timbro di protocollo e capo di pari. Che cosa c'è su questa planimetria? Che cosa farne con questa planimetria? Con questa planimetria puoi andare a fare una visita e cercare di individuare qui dentro, entrando qui c'è la freccetta dove si entra, passeggi all'interno della casa e devi verificare che queste tramezzature, porte, finestra, porta, descrizione della destinazione degli ambienti interni, tutto deve corrispondere. Tutto deve corrispondere. Se qualcosa non ti è chiaro, prendi il tuo pennarello rosso e lo evidenzi. Poi, questa qua in particolare me l'ha inviata Barbara, che saluto, perché me l'ha inviata in consulenza online gratuita. Durante la consulenza ho inviato questa qua, però poi ci siamo recati insieme presso questo appartamento. Perché? Perché quando l'ho vista ho detto, porca miseria, H240. Ne sappiamo benissimo, soprattutto chi ha letto il libro sa che l'altezza utile interna per dichiarare abitabile un'abitazione, quindi rendere legittima un'abitazione, deve essere H270 minimo, altezza utile interna. Questa ti porta a 240. È vero che ci sono nelle condizioni in cui è possibile avere un'abitazione con altezza inferiore a quella indicata dalla legge, vedi un condono edilizio, però ci siamo voluti recare
insieme a verificare alcune cose, tipo una era, volevo verificare, è arrivata un'email, consulenza, una consulenza gratuita, non siete voi perché ancora non l'ho posto, poi rispondo, saluto chi sta prenotando adesso, Marcello che ha prenotato una consulenza gratuita. Ok, questo dicevo, volevo verificare che questa altezza qua fosse indicata un'altezza media, quindi manca una M qui, o un'altezza massima, perché leggo un metro qui di minima, 0,90 cm di minima. Mi volevo accertare che qui in mezzo non ci fosse un'altezza massima di 2,40 e quindi questo dato fosse riferito a un'altezza massima, quindi vale per la legittimità dell'immobile la media, o se questo fosse molto più alto che la media che stai qui in mezzo dava i 2,40. Ci siamo recati insieme a verificare e abbiamo verificato anche le superfici e le dimensioni. Come lo vedete questo? 10 metri. Allora, quando vi danno questa planimetria, ve la stampate, se ve la fate mandare via mail, ve la stampate senza ridurre o adattare la scala al foglio. Perché? Perché se ti dà 1 a 10 la scala, non voglio entrare nel tecnicismo, ma quando è 1 a 10, questi 10 cm con il righello che tu hai tra i tuoi strumenti di lavoro per applicare il metodo ComproCasa, c'hai il righello, misuri questi 10 cm. Se sono 10 cm, puoi andare a verificare qui dentro che ogni centimetro del tuo righello equivale a 1 metro nella realtà. Quindi, passeggiando, che cosa fai? Se hai il metro laser, e me lo auguro, ok, ma se già sai che una camera da letto singola deve essere 9 metri quadrati o una camera matrimoniale deve essere di 14, puoi andare a prendere il tuo righello, misurare con la planimetria, sulla planimetria, lato per lato e fare il calcolo con la calcolatrice, poi nella realtà, mentre passeggi, o lo fai a passi cercando di fare passetti da 1 metro, o con il metro laser che ce ne stanno anche a 30 euro, 20 euro, non devi essere fornito del top di gamma, verifichi subito qual è la superficie. Questo è un passetto un po' più avanti per i più smaliziati del metodo ComproCasa, però ad esempio se questa finestra qua non fosse stata disegnata qua, ma qui sappiamo che all'incirca sono 20 centimetri, vado lì nella realtà e qui ci trovo una distanza tra questo muro e l'inizio della finestra più grande di 20 centimetri, posso evidenziare che è una non corretta indicazione della finestra, e lì nasce tutta una serie di accertamenti in merito per cercare di capire come poter agire. Cosa ti voglio dire? Ti voglio dire con questo video che sì, ok, sei stato bravo ad avere la planimetria catastale rasterizzata e non hai quelle scandalose che a volte girano, ma devi obbligatoriamente, bello, obbligatoriamente sapere quali sono subito le indicazioni e le informazioni da prendere su questo benedetto documento. Te le ho elencate, delle prime verifiche da fare. Quindi, chi applica il metodo ComproCasa sa quali documenti deve avere, ma soprattutto sa, e questo non mi stancherò mai di dirlo, sa cosa ne deve fare, come comportarsi davanti a un documento tipo questo qua e con quale altro documento andarlo a confrontare e verificare. Non possiamo pensare di averla e poi, una volta che ce l'ho, posso permettermi di fare o prendermi il lusso di fare una proposta più bassa rispetto al prezzo di richiesta. Se io invece sono capace a cercare di capire delle incongruenze, delle problematiche definite buone, allora ho tutte quelle che definiamo killer per poterci permettere di giustificare un'offerta più bassa, come in questo caso, mi ricordo, 29.000 euro più bassa rispetto al prezzo di richiesta, perché sono state motivate una vicino all'altra in un elenco mandato via mail quando siamo andati a consegnare la proposta d'acquisto. Qualcuno non mi ha capito. Andiamo a consegnare, non a sottoscrivere, a consegnare già sottoscritta una proposta d'acquisto motivata da un'email che l'ha anticipata che saremmo arrivati, e tutta quella serie di motivi ci permetteva di fare, di motivazioni kill, ci hanno permesso di fare una proposta d'acquisto. Quindi cerchiamo di capire subito che cosa abbiamo davanti, cerchiamo di capire subito che non dobbiamo affidarci alla buona sorte, ma dobbiamo capire che i nostri risparmi, i vostri risparmi, vanno messi al sicuro. Vanno messi al sicuro come? Preparandoci.
Ci prepariamo a metterci al sicuro con i propri risparmi, quindi già stiamo 0-0. Se poi siamo bravi a carpire qualche opportunità per risparmiare qualche soldino, abbiamo vinto. Quindi questa è la pagella catastale. Wow, WhatsApp. No, non è. E niente, ti saluto e ci vediamo al prossimo video che spero ci sia il mio faccione oppure, non lo so, un altro documento. Fatemi sapere nei commenti se volete sapere come si controlla e verifica altro documento oppure volete il mio faccione. Ciao, ciao, ciao.